una piattaforma digitale per ridurre la dispersione idrica delle condotte e al tempo stesso in grado di ottenere una scansione dettagliata di tutto ciò che è presente nel sottosuolo ed anche sopra. È quella che è stata presentata nel corso di un seminario che si è tenuto al Teatro Filarmonici di Ascoli e che è stata messa a punto dai dirigenti e tecnici della CIP. Un progetto che porta alla digitalizzazione del sottosuolo e del sovrasuolo, finalizzato in primis al contrasto alle perdite idriche, quindi è una lotta proprio che la CIP continua a portare avanti per ridurre il problema delle perdite in un periodo di siccità e di crisi idrica importante, ma che poi può avere risvolti per servizi ulteriori che possiamo fornire al territorio grazie alla collaborazione con le istituzioni e con tutti gli addetti ai lavori, diciamo, e questo è un momento per illustrare questa progettualità e questa idea. Il sistema all'avanguardia consente di ottenere attraverso la produzione di foto e filmati una nuvola di punti alla quale poi si unisce una scansione del suolo utilizzando il multi-array georadar, che attraverso l'utilizzo di onde elettromagnetiche consente di conoscere l'esatta conformazione morfologica di tutto il territorio. Diciamo che di necessità si fa virtù, no? Siamo purtroppo uno dei territori che ha sperimentato per primo quello che vuol dire combattere con gravi danneggiamenti a seguito di un evento sismico e a seguire poi la siccità che da noi a causa del terremoto è arrivata ben prima e sommata, no, agli effetti del cambiamento climatico. Questo ci ha spinto a progettare e a innovare soprattutto sul lato della digitalizzazione, della ricerca perdite e della gestione dei sottoservizi in una nuova modalità e ci consentirà di fornire ai comuni una serie di dati che oggi sono piuttosto che sconosciuti, cioè una sorta di catasto dei sottoservizi e la gestione digitale delle città e dei paesi nei quali appunto implementeremo questo servizio. Un sistema che per le sue caratteristiche verrà utilizzato anche nei comuni del cratere sismico. La digitalizzazione è una di quelle cose su cui ci siamo applicati con più rigore. Abbiamo quindi stanziato una prima somma di 2.300.000 euro in favore della CIP, che ha sviluppato una metodologia di digitalizzazione accurata di tutte le condutture che poi successivamente è stata implementata di ulteriori 20 milioni. Abbiamo sostanzialmente creato le condizioni per le quali la CIP possa curare questa digitalizzazione nel lato di Macerata, in quello del Fermo, in quello dell'Ascolano, ma non è finita qui. La competenza e l'attenzione riservata dai tecnici della CIP a questo piano di digitalizzazione così importante ha suscitato anche l'interesse della vicina regione Abruzzo, tant'è vero che le risorse previste dal Fondo Complementare Sisma per queste attività saranno affidate alla CIP anche dai cugini abruzzesi.